stavolta a lasciare l'isola dei famosi è stato Pietro Fanelli. Ennesimo duro colpo per Vladimir Luxuria. Andiamo a scoprire tutti i dettagli. Quest'anno al timone della conduzione del reality della sopravvivenza c'è Vladimir Luxuria, la quale può fare affidamento su Sonia Bruganelli e Dario Maltese in qualità di opinionisti. In diretta da Honduras non c'è più Alvin, bensì Eleanor Casalegno. Per quanto riguarda il cast, ogni settimana c'è sempre una novità. Francesco Benigno, per esempio, ha lasciato l'isola alzando un polverone. È stato comunicato che la decisione di allontanarlo è dipesa da alcuni atteggiamenti definiti inopportuni. L'attore si è difeso a spada tratta sostenendo che le cose sono andate diversamente. Anche l'ex Miss Italia, Francesca Bergesio, è andata via ad appena 3 giorni dal suo ingresso per una microfrattura alle tibia. Anche il pescivendolo Peppe di Napoli ha deciso di interrompere la sua esperienza nel reality e adesso anche il poeta e TikToker Pietro Fanelli ha fatto altrettanto. L'isola dei famosi rischia grosso con il ritiro di Pietro. Nelle ultime ore c'è stato l'ennesimo colpo di scena che ha lasciato i telespettatori letteralmente a bocca aperta. Pietro ha deciso di lasciare il gioco, dunque il televoto è stato annullato e sarà riaperto. Ovviamente coloro che hanno votato attraverso un SMS sono stati rimborsati. Come consuetudine, il televoto sarà chiuso nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 29 aprile 2024. In nomination ci sono Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich e Khadi Gaye. Ma a prescindere da tutto, in tanti si stanno chiedendo se c'è un motivo che ha spinto il ragazzo a prendere questa decisione. In poche parole Pietro aveva ottenuto come ricompensa la pasta per aver vinto una prova. Dato che aveva fame, senza chiedere agli altri ha deciso di cucinarla. Non coinvolgendo gli altri, ha avuto inizio una discussione. Lui ha esordito in questo modo: "Quello l'ho preso io. Nessuno ci comanda. Perché devo stare alle regole?" I compagni d'avventura sono rimasti a bocca aperta, ma poi lo hanno fortemente criticato. Matilde gli ha dato indietro la pasta e con gli altri ha preparato il riso. Eppure Pietro non solo ha mangiato la porzione di riso, ma ha anche rovesciato l'acqua di cottura sul fuoco ed è scoppiata un'altra lite. All'ennesima ha deciso di tornare in Italia. I telespettatori sostengono che presto ci sarà un nuovo colpo di scena che metterà a dura prova la produzione, compresa la conduttrice,